Allora, come funziona? È molto semplice. Nella modalità semplice, se io vi chiedessi qual è la strada migliore per arrivare dal punto A al punto B, che rispondereste? E datemi una mano però, perché... ok. Oh, esatto. Una linea retta. Giusto? Ora, questo testimonia il fatto che tra di noi non ci siano bambini. Perché se ci fossero stati dei bambini, attenti, non sopra ai 5 anni, a 6, guardate, è difficile, se rovinano, come diventano adulti, entrano nella fase dell'adultità, avrebbe detto che probabilmente la strada migliore, e accadde questo a un professore, la strada migliore è questa. Quando il professore, grazie, quando il professore, poi facciamo un altro test su che cosa ci vedete, ma quella è un'altra storia, quello viene dopo. La prima domanda che il professore fece al bambino con aria di sufficienza fu: bambino, in che modo questa dovrebbe essere la strada migliore? Il bambino, con quella tipica impertinenza che hanno i bambini, se li frequentate smettetela, sono contagiosi, rispose con un'altra domanda. E la domanda fu: ma lei ha chiesto la strada più veloce o la migliore? Oh. Per fortuna li scolarizziamo. Sempre prima. Questo gli impedisce di dire atrocità tipo la migliore, la più veloce. È evidente che la più veloce è la migliore. No? È evidente. Fatto. Lo capite che cosa ci hanno fatto? Ci hanno semplificato la vita. La strada migliore è la più veloce. Dipende, se hai fretta sì, se non hai fretta no. E se non hai fretta, la strada migliore è questa, perché in questa strada vedi più cose. Oh. Perché vi ho fatto questo esempio? Perché è denso di significati. Oggi abbiamo strumenti che finiscono per semplificare la nostra vita. Dice l'analfabeta funzionale: io non voglio una vita complicata. L'analfabeta funzionale è quello che non legge le cose che gli dai da leggere. O meglio, poverino, se le legge, legge le prime 3-4 righe, ma non va oltre e crede di aver già capito. Secondo un rapporto OCSE che spesso cita Galimberti, noi in Italia stiamo raggiungendo un primato mica da poco. Siamo tra gli ultimi in Europa per la capacità di comprendere un testo scritto. Non è male. Allora la domanda è: io non c'ho un serpente in testa, ma com'è stato possibile? Questa è la domanda. Che mi avete fatto? Come ci sono arrivato? Non dite ah, io no. Non commettete questo errore, nessuno si senta escluso, per favore. Almeno se siete qui, fate una scelta. Non pensate che è il vicino che lo fa, è lui l'analfabeta funzionale. È stato fantastico, in America hanno fatto un esperimento. Sai, loro sono pragmatici e quindi devono fare sempre un esperimento, se no sarà vero, non lo so, facciamo un esperimento. Vabbè. Facciamo un esperimento, hanno mandato un post su Facebook in cui sul titolo c'era scritto: gli americani non leggono ma condividono. Quindi, condividono quello che manco hanno letto. Giusto? Ci siamo? Sapete, su Facebook, no, condividi, condividi. È successa una cosa tremenda. Condividi. Che è successo? Non lo so. Però se è tremenda, tanto la condivido. Fanno questo esperimento, una marea di commenti sotto a questo post di gente indignata che dice: non è vero, io li leggo, questo è un falso, perché non è vero, noi condividiamo, un delirio. Hanno raccolto migliaia di gente, di commenti indignati per questo articolo pretestuoso. Peccato che nell'articolo c'era scritto: questa è una fake news. Cioè,
È meraviglioso, cioè non la viva, non è vero che non leggia. È stupendo, perché in effetti gran parte della nostra cultura e gran parte degli intellettuali che stanno qui tendono a superficializzare le informazioni, a renderle più rapide, più friendly, più easy, più, capito, più, ecco. No, e invece te devi fare l'inferno, stellina mia. Devi ricominciare da capo. No, a me mi piace più questo. Ci sono le curve, non le voglio fare le curve. Però, se poi vai a fare qualche collegamento, scopri che secondo un'antichissima disciplina che è il Feng Shui, le strade dritte sono le strade della dittatura. Le strade tortuose, piene di curve, sono le strade della democrazia. La democrazia ha tempi lenti. Non è fatta per rispondere in modo rapido, no. Ha bisogno di tempo. La democrazia è fatta per persone che hanno un grande coraggio. Ci sono due modi di studiare la Costituzione. Uno, impararla a memoria. Due, imparare gli articoli. Il numero, così almeno. Ma ti sono? Più o meno. Poi c'è un'altra modalità, che è quella più difficile, che è quella di leggerla, ma ancora di più, come dice spesso Mauro, di studiarla. E quando la studi, cominci a vedere fino a che punto non avevi intanto la più pallida idea che l'avessero persino messo per iscritto che dovevi fare le curve, che hanno messo in piedi un sistema talmente tanto equilibrato che persino i poteri devono essere sempre in equilibrio. Una serie di contrappesi che farebbe invidia ad Archimede, straordinaria quella Costituzione, che è spirituale, che è psicologica, che è economica, che è antropologica, che è filosofica. Madonna mia, tutta sta roba. E quando finisco di leggerla? Mai. Però magari intanto comincia. Inizia. Rallenta. Scendi dal treno. La mia speranza è che in questi giorni noi tutti possiamo avere questa possibilità. Fermarci e riprenderci il bene più raro, quello che ci hanno tolto, quello. Il bene più raro è il tempo. Riprendiamoci il nostro tempo. Grazie.